Eccoci qui, Francesco Sinopoli, leader FLC-CGIL. Sinopoli, si è appena concluso il dibattito dei sindacati con la politica. Cosa è emerso da questo confronto e quali sono le prospettive, secondo voi, della politica dinanzi poi alla scuola e alle esigenze della scuola? Sono emerse evidentemente le posizioni dei diversi partiti. Questo era il nostro intento, dare la possibilità al mondo della scuola di poter ascoltare dalla viva voce quello che magari hanno letto sui giornali. Si è parlato molto di scuola, questo è un bene, però adesso quello che noi ci aspettiamo è che ci sia coerenza e concretezza. La priorità naturalmente sono le risorse da investire, e lo ribadiamo, già in questo rinnovo contrattuale e la stabilizzazione dei precari. Poi ci sono gli organici, il tempo scuola. Noi abbiamo rappresentato quella che è la scuola reale e la politica ha formulato delle ipotesi, fatto promesse. Vedremo dopo il 25 settembre che cosa realmente accadrà. Voi siete, diciamo, fiduciosi oppure c'è qualche perplessità anche rispetto alle passate legislature? La scuola è sempre stata posta tra le priorità, poi però di fatto ci ritroviamo con un contratto fermo da 4 anni e risorse in calo anche rispetto al PIL. Come dicevo, il vero discrimine sono le risorse, perché dichiarare che la scuola è importante è facile, essere coerenti e quindi innanzitutto scegliere che è la posta di bilancio più importante, ecco, quello è un altro paio di maniche. E come sa chiunque viva la scuola, la responsabilità delle forze politiche negli ultimi 20 anni è gigantesca, da chi ha fatto tagli mastodontici a chi ha utilizzato poche risorse trovate nel modo sbagliato. Quali sono le priorità su cui operare? Ma lo ribadisco, noi innanzitutto adesso abbiamo il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro in una situazione drammatica, l'aumento dei costi dell'energia, l'inflazione. Bisogna dare un segnale già ora sul fatto che questa professione, tutte le professioni della scuola, hanno un valore per la società. Credo che già adesso la politica possa essere in grado di dare quel segnale concreto. C'è, come ho detto, la grande questione dei precari, irrisolta, c'è il tema degli organici, c'è la condizione di lavoro nella scuola, a partire da quello che succede ogni giorno nelle segreterie, l'emergenza che riguarda il personale ATA. Sono tutte questioni note e stranote, non solo a noi, ma anche ai nostri interlocutori. Io spero che al di là delle diverse posizioni ci sia la capacità quantomeno di individuare che senza risorse la scuola non può andare avanti, e senza riconoscere il valore di chi lavora nel contratto la scuola non sarà motivata e non avrà, io penso, l'energia per fare il meglio che può in una situazione che è chiaramente sempre difficile. Francesco Sinopoli, ieri c'è stato un confronto all'ARAN, il dibattito e il confronto si è sviluppato anche sulla parte normativa, in particolare questa richiesta di sanzionare i docenti direttamente attraverso i dirigenti scolastici. Ci spiega un po' qual è la dinamica e cosa ha chiesto l'ARAN a tal proposito? A noi abbiamo detto con chiarezza che è impensabile, e da qui bisogna ripartire, che le sanzioni vengano erogate dal dirigente scolastico. È impensabile perché lede chiaramente con il principio costituzionale della libertà di insegnamento. Peraltro c'è una ampia giurisprudenza di Cassazione che ha confermato quello che noi avevamo detto dall'inizio, quando prima che iniziasse il confronto nell'altro rinnovo contrattuale, questa norma era stata nei fatti introdotta con il decreto Madia. È una soluzione che per la scuola non può funzionare, abbiamo bisogno di un organismo terzo, paritetico. Abbiamo quindi bisogno di cambiare a fondo. Peraltro ci sono casi di cronaca che tutti conosciamo, che dimostrano quanto quella norma sia sbagliata e assolutamente in contrasto con ciò che la scuola è, democratica e collegiale. Anche perché, per concludere, le sanzioni irrogate al personale per gravi motivazioni sappiamo che sono risibili, pochissime. Perché secondo lei c'è questa richiesta che è partita dall'amministrazione? Ma c'è innanzitutto un atteggiamento profondamente ideologico, per cui bisogna dare l'idea che questi lavoratori della scuola possono essere puniti perché al fondo è stata costruita
questa narrazione di un mondo di nulla facente. Ecco, sto estremizzando, ma è la barbarie a cui abbiamo assistito. Poi c'è la motivazione che era stata presentata già 5 anni fa. C'è un ingolfamento negli uffici scolastici regionali e quindi non si può essere un altro uomo che non sia il dirigente. Ma chiaramente il problema non è l'ingolfamento, è il fatto che sono stati smontati gli uffici scolastici regionali con i tagli. E adesso pensiamo di risolvere una questione come, così, diciamo, delicata, affidando al solo dirigente scolastico. È una follia che noi affronteremo in questo rinnovo del contratto, come altri temi che naturalmente saranno all'ordine del giorno. Grazie a Francesco Sinaldoni, segretario generale FLCGL. Grazie a voi.